dal karate alla musica. Il passo potrebbe essere facile o semplice, ma assolutamente ha creato una distanza. La stessa passione del papà non è stata quella del figlio. Luca è il figlio del signor Mazzucconi, dell'insegnante che abbiamo appena incontrato in palestra, perciò il karate non rientrava nei tuoi sogni, nelle tue aspirazioni, bensì la musica, Luca. E la musica ha fatto sì che tu lasciassi anche gli affetti più veri, gli affetti più cari, perché ti richiamava altrove, ma perciò non abiti più qua, sei partito per Londra e lì sono nate una serie di bellissime esperienze. Ma la storia della musica, la passione per la musica e l'esperienza musicale era già nata da un bel po' di tempo qua. Io ho iniziato a suonare, avere questa passione della batteria quando avevo 4 anni, proprio all'inizio. Mio padre mi diceva, attraverso alcuni video che ho rivisto ultimamente, usavo pentole, cucchiai da cucina per suonare qualsiasi cosa. Poi, crescendo, verso gli 8-9 anni mi hanno comprato la prima batteria e da lì ho cominciato a video, scuola, no, perché non andavo a scuola, alle medie, si figuri, scuola di batteria, e ho cominciato a avere questa passione, l'ho coltivata, sono andato avanti. Allora, tu hai già suonato in alcune band anche importanti alla Bergamasca, con gli Arcadia hai fatto un bel percorso. Sì, infatti ho iniziato, è stata la mia prima band nella Bergamasca, abbiamo registrato 2 LP, è stata veramente una gran bella esperienza, perché ero comunque molto giovane, avevo 15 anni, è stata la mia prima registrazione a livello discografico e abbiamo fatto parecchi concerti qua nella Bergamasca con buoni risultati. L'unico problema è che presumo sia il problema più grosso in Italia, che non c'è sbocco per nuove band, nuovi talenti musicali, specialmente nel rock e nel metal. Facevamo. Oltretutto, il giorno del compleanno di 2 anni fa, Luca decide, dice, bene, questo è il mio compleanno, io vado in Inghilterra. Ho preso la mia macchina, la mia batteria, i miei bagagli, ho cominciato questo lunghissimo viaggio, 14 ore e mezza in macchina, per trasferirmi a Londra. Sotto certi aspetti è stata un po' una sfida con me stesso, perché un mio carissimo amico mi aveva detto, guarda che in Italia non riuscirai mai a fare niente o poco con la musica, e quindi prova a Londra, sono partito. E dopo 1 anno e 8 mesi all'inizio ho incontrato parecchie difficoltà, specialmente con la lingua, mai studiata a scuola, si figuri, e comunque conoscere gente, fammi conoscere che, come batterista di qua di là. Dopo invece adesso sono in una band che si chiamano NFD, dovremmo partire per il tour a febbraio, Germania, Grecia, avremo anche qua in Italia. È stato un piccolo sogno che si è coronato, comunque spero ancora di puntare più in alto. Bene, allora ti vedremo con questa band, hai detto anche in Italia, a Bergamo perché no, quale sarà la tappa invece? Milano il 19 febbraio, il club si chiama Zoe. Il 20 febbraio a Roma, dovrebbe chiamarsi Alien, non sono ancora sicuro del posto, e ce ne dovrebbe essere un'altra il 21, ma purtroppo non so ancora dove. La mamma però ti aspetta a casa, eh? La mamma mi aspetta a casa col piatto di pasta asciutta, sì.